Ciao. Ciao, devo parlare. Se vuoi dire Parlo. qualcosa. Boh. Dai, dove siamo? Bibione. A Bibione? Qua abbiamo un bel centesimino del cazzo. No, fino adesso siamo arrivati forse a 2 euro. No, neanche, una schifezza. Chiaramente, allora, ho trovato fino adesso centesimi e basta. Adesso attacchiamo il video e viene fuori la mercoledì. Allora, andiamo avanti. Abbiamo fatto un giretto in battigia, non ho trovato una cippa di niente. Adesso ci siamo spostati verso la metà, che hanno dato una rispianata alla spiaggia, almeno sono un po' meno stecchi. Lasciami. Il cameraman qua si è portato il carrettino che deve prendersi i stecchi per fare i portacandele. Poi dopo, quando sono pronti, facciamo un po' di pubblicità. Niente, falso allarme. Ah, suona malissimo, mediamente profondo, adesso vediamo. Sarà una parure. Una parure. Oh no, una parure di centesimi, su un bel centesimone della Tedeschia, che sono da buttare via perché non sono recuperabili, quindi suonava alla cazzo proprio. Ho portato la paletta del gelato oggi, dopo facciamo un video sulla battigia, che questo va bene per scavare. Con tutti i centesimi che ho trovato, forse a 20 ci arrivo di rame. Però ce n'è di gente, eh. Ma Guarda, c'è gente a fortuna. vongole, o sono a vongole o col metal. Ho appena incrociato un dentista polacco col metal, che era in acqua, sarà qua in ferie. Ma io gli ho detto, col Garrett io non posso andare in acqua. Riesco ad andare a malapena sulla battigia, si abbassa un po' la sensibilità. L'ultima volta ho trovato un anellino, ma una roba di rame. Quel ramo lì ti serve? No, troppo grosso. Troppo grosso? Però non è male. Capito come prenderlo? Fermati che lo prendo su. Ecco, via, nel zaino. Qua è troppo bagnato, vincolo più qua. Almeno andiamo dove c'erano gli ombrelloni. Qua c'è una runa. Questo è un buon segnale, però col culo che ho sarà una linguetta. Cazzo è? Che cazzo è sta roba? Non capisco mica.
Ah, è una fotocamera di telefono. Oh, almeno? Sì, sì, sembra. Sono 5 pezzi, ma mi sembrano un po' tante 5 però. Ma può essere? Sì, può. Sì, sembra una fotocamera del telefono, la parte dietro delle fotocamere. No, aspetta, ci sono dei brillantini qua. Sarà una di quelle cagate che attacchi dietro. Aspetta. Sembrerebbe di sì che l'attacchi dietro, che è tutto brillantinato. C'era qua del silicone. Sì, è probabile. Vediamo se c'è anche il telefono. Aspetta. No. No, c'era solo questo. Vabbè. Andiamo avanti, va. Niente, dai, tocca puntare su Rolex, tutte quelle robe che vedo nei video che trovano. Io qua trovo solo miseria. Suona più il carretto del metro. Questo è un pezzettino di bossolo, roba della guerra, che qua c'era passaggio. Qualcuno prima camminava, oh, guarda, c'è un soldo, cos'ha trovato? 500 lire a vista. Neanche 2 euro. Però io ho trovato un gettone telefonico. Oh, questo è un buon segnale, potrebbe essere un soldo, eh? Invece un altro di quei pezzettini di schifezza. Via. Niente, è un buon segnale, ma vediamo se... Ma è pieno di quei pezzettini. Sono tutti i pezzi di bossoli. Niente, era un buon segnale, ma... Mi ha illuso. C'è qualcosa profondo. Ah, questa roba piccola. Se la troviamo, eh. Un altro di quei pezzettini. Cos'hai visto? Ah, niente. I vongolari? Facevo vedere il mare. No. I vongolari sono su in cima. Vediamo se ci fa trovare qualcosa di... Anche 10 centesimi, ci accontentiamo. Qua è magra.
Soldini, dove siete? Non c'è. Sono solo stecchi, impronte, ossa di seppia. Dobbiamo anche andare a pescare le seppie. Vediamo se ci va di culo. 2-6. Scappato. Aspetta. Ah, era già fuori. Dove però? Sarà un altro pezzettino. Eh sì, perché se no l'avrebbe già trovato. Qua, infatti, un altro bel pezzettino di bossolino. Dai, facciamo ancora un buco. Poi la prossima volta andiamo in qualche bosco, perché sennò... Sto fatto la spiaggia. A chi? A te o a me? A me. A te? Ma tanto sono sempre io che guido, quindi sono io che decido. Non cosa c'entra. €2, guarda. Non so dove, aspetta. Non lo trovo. È qua. Sta acceso, cos'è? Ah, vedi che era qua. Il più piccolo, eh? Sono €2 un po' piccoli, però non so se valgono. Vabbè. Boh, niente, dai, ci vediamo dopo che facciamo un giretto in battigia. Fate i bravi e iscrivetevi. Ciao.